Ma sì, ma ci sono tanti errori che una persona fa nella vita, ma è inutile dire se tornassi indietro, non torni indietro, se l'hai fatto c'è un motivo. L'importante è che ti abbia insegnato qualcosa. L'errore ti deve sempre insegnare qualcosa. Se non impari, c'è un film bellissimo che si chiama Ricomincio da capo, dove c'è uno che va a fare una cronaca del giorno della marmotta, ed è uno stronzo, William Murray. Il mare, Bill esatto. Murray. Ed è molto bello, perché ti fa capire come a un certo punto, dopo che tu hai sanato tutti gli errori che facevi, hai uno scatto evolutivo. Così è la vita e così sono le vite. Quindi non serve a niente dire se tornassi indietro, un cazzo, non torni più indietro. L'importante è che quando si ripresenta quell'occasione tu non ripeta quello che ritieni sia stato un errore. Amante delle colonne sonore? Ma le colonne sonore solitamente sono una compilation, le colonne sonore più belle solitamente sono una, tranne quelle di Morricone sui film western, però le altre sono tutte delle compilation di canzoni, non è che. Come dire, ti piace la colonna sonora di Forrest Gump? Sì, sono gli anni 60, tutte le canzoni che piacciono a noi, ma non è. Ma intendevo proprio Morricone come compositore, veri compositori, cioè Sì, no, è bravo, piace molto. A me piace moltissimo Giù la testa, è quella che preferisco. Sean Sean. ancora una volta. C'è un po' di me anche nei programmi che non ho amato, come La Rotonda sul Mare, chiaramente. La Rotonda sul Mare è quello che. È il programma che ha avuto più successo a livello numerico, abbiamo fatto anche 7 milioni di spettatori ed è quello che ho amato di meno. Quello è chiaro che quello che sto amando, cioè, io li ho amati tutti i programmi, ho amato Bandiera Gialla, ho amato Bibo Palullo, ho amato Roxy Baro, ho amato Elpo, ho amato 20 anni dopo, che era l'anteprima di Una Rotonda sul Mare, ho amato tutti, Viva Sanremo, mi divertivo da matti, era l'unico che faceva programmi dietro le quinte del Festival di Sanremo, Roxy Bar, Help, ho amato tutti i programmi. E come amo oggi fare Roxy Bar TV e tutto quello che faccio, la libertà di fare, la libertà di dire oggi è scomparsa Whitney Houston, prendo un'intervista e la mando in onda oggi è giorno della memoria, prendo un'intervista che ho fatto a Rigoberta Menciù, perché c'è anche, non c'è solo il genocidio della Shoah, ma c'è anche il genocidio del Guatemala e il genocidio del Ruanda, e faccio due programmi così, la libertà di dire è il compleanno di Vasco Rossi e faccio una Vasco Rossi Day, 12 ore dedicate a Vasco, quello che io faccio stasera, che è una diretta così, in questo luogo, dove c'è di tutto, da una macchina fotografica che è ancora qui a quello che sarà il mio mangiare stasera, dei crack, a delle riviste, a un iPad rotto, peraltro rotto, quindi un iPad completamente rotto come puoi vedere, a una rivista, a un telefonino, a dei dischi, qui c'ho dei dischi di vinile, ne so, ha delle caramelle che sono anche un po', anche a volte lo sponsor del mio cuore, Golia, è da un po' a un giradischi che è lì, eccetera. Questa cosa qui, in un luogo pieno di dischi con 40.000 long play, ecco, io stasera faccio un programma qui, viene a trovarmi peraltro uno che esce da un, stasera uno da un talent che è Marco Castelluzzo, però è bravo perché fa delle canzoni lui. Mi collego col Venezuela, dove c'è, col Guatemala, non so dove sia. Vedi, Chiara Landone, adesso mi chiede, sotto la neve di Toronto, guardare Roxy Bar TV, mi sta scrivendo adesso. Quindi, cioè, e vado in tutto il mondo. Quindi questo è direi il massimo della rivoluzione. Io ieri ho fatto una nuova sigla, si chiama Revolution, un nuovo programma, a quello punto dove c'è Rigoberta Menciu, eccetera. Mi sono divertito da matti, quindi. Sicuramente la musica è molto più coinvolgente. Un quadro non è coinvolgente come la musica, un quadro è un fatto intimo. Quindi, se parli del pubblico, la forma d'arte più coinvolgente è la musica, senza alcun dubbio. Non hai nessuna forma d'arte che possa mettere insieme 80.000 persone, o addirittura 1 milione di persone, o 500.000. Hai capito, come a Woodstock, o 1 milione come in altri luoghi, 1,5 milioni come a L'Avana. Il concerto per la libertà, la musica è quella, o come facciamo noi in maniera intima, due persone qui dentro, ma tanti che la guardano. Quindi la musica è sicuramente la musica. Pensi che sia L'arte non ha limiti, e quindi ogni mistura io lo facevo anche nel cibo, perché per me, se mi piaceva, che ne so,
ne so, mi ricordo mia madre quando ero piccolo faceva il mascarpone, allora prima faceva il mascarpone, poi siccome mi c'erano le nocciole, allora facevo bruttole delle nocciole, ci ho cominciato a mettere dentro le nocciole, poi siccome mi piaceva la cioccolata, ci ho messo la cioccolata, poi siccome mi piaceva mescolare il caffè, oggi mettevo anche il caffè, poi avevo mangiato la banana split, quindi banana con, allora ci ho messo dentro anche la banana, quindi capito, alla fine facevo un miscuglio, però inventavo, hai capito? Dunque io, allora, non me ne intendo niente, ma ci credo. Ci credo perché ho delle persone esperte che mi hanno fatto capire, che mi hanno raccontato, ho visto anche delle previsioni azzeccate. E quindi energeticamente ci credo, certo. Però non è importante solo il segno, è importante l'ascendente. Quindi io sono Sagittario con ascendente Cancro, quindi ho gli opposti, perché il Sagittario è l'avventura, il Cancro è la tana, il nido. Il Cancro è creativo, il Sagittario è generoso, quindi questa mescolanza è proprio una mescolanza, mi dicono, perfetta per la creatività. Io sono uno che ama uscire all'avventura, però non vedo l'ora anche di tornare a casa. Se non avessi una tana che mi aspetta, sarebbe problematico stare fuori alle intemperie. Sapendo che c'è una tana, un nido, allora io lì sto molto bene, cioè posso affrontare qualsiasi problema. Però non ci perdo molto tempo, come non ci ho perso tempo dietro l'esoterismo, cioè nel senso volevano, delle persone mi hanno detto che ero in una vita precedente, peraltro due persone diverse hanno detto la stessa cosa, quindi devo dire che probabilmente è vero. Mi hanno chiesto se volevo approfondire questo fatto, ho detto di no. No, perché non voglio perdere tempo in queste cose, cioè devo concentrarmi in quello che sto facendo. E quindi non perdo tempo in astrologia, non perdo tempo, non guardo cosa dicono i segni, non me ne frega niente, devo andare avanti, sia che ci sia il sole, sia che ci sia la tempesta, ho un cammino da percorrere. Quando tu identifichi il tuo cammino, non c'è nulla che ti possa fermare, se non il fatto che tu rinunci, perché anche se hai davanti un burrone, devi credere che ti puoi buttare e salvare, perché hai un cammino che deve passare di lì. E quindi l'importante è il cammino, devi identificare quello che è il tuo cammino, ma attenzione, il cammino non è mai una cosa tua, è un compito il cammino, non è un per raggiungere un obiettivo, il successo, no, il cammino è come tu puoi aiutare gli altri, noi non rimaniamo per ciò che abbiamo, per ciò che otteniamo, ma per ciò che abbiamo dato, e quindi il nostro cammino è, io alla fine di ogni programma, quando finisce, mi chiedo sempre, nel silenzio del ritorno a casa, nel silenzio della solitudine successiva, chi ha aiutato stasera? Cosa ho dato stasera? C'è qualcuno che ha qualche dubbio in più? C'è qualcuno che è sollevato? C'è qualcuno che è un attimo allegro? C'è qualcuno un attimo... questo io mi chiedo. Non mi chiedo quanto ho guadagnato stasera. No. Ecco, diciamo che le mie scelte sono condizionate e pagano anche questa cosa, perché però sono molto più ricco dei ricchi. Quindi io questa frase secondo me racchiude anche proprio il senso dell'arte umana, se così vogliamo. Non so se racchiudersi, non mi preoccupavo di farti una frase che racchiudesse. Quello che penso io, ti dico, cioè, t'ho detto mia. Io t'ho detto quello che penso in questo momento, quindi quello che sono in questo momento. E quindi, ma sai, io nella mia vita ho intervistato, non ti dico tutti perché non ho intervistato Jimi Hendrix, ad esempio, morto troppo presto, però ne ho intervistati parecchi. E so cosa significa, quanto sia bello fare le interviste. Quindi quando uno mi chiede un'intervista, nelle possibilità, devo dirti anche che molti chiedono interviste e poi dopo non riescono neanche a mettersi d'accordo, hai capito? Quindi se uno è determinato, con me l'intervista ce l'ha sempre. Se uno comincia a dire, ma quando il giorno tal dei tali, puoi venire qui che... No, io non vengo, cioè, non ce la faccio, ma non perché non voglio, non ce la faccio, non posso fare tutti quelli che mi chiedono l'intervista, però quelli che sanno chiederla, io faccio tutto, a me non me ne frega niente se tu sei un blog che guardano in 10 persone o se sei il giornalista che scrive con un'intervista che mi mette sulla prima pagina, che ne so, del Corriere della Sera o di Rolling Stone, mi frega un cazzo. Cioè, come io nel trattare gli altri, cioè a me non interessa se in studio ho
Pavarotti. Pavarotti è venuto ed è stato trattato come è stato trattato un complessivo dei Reds che era lì, quindi alla fine, o un emergente. Quindi alla fine per me sono tutti uguali. Non il concetto di bar, da qui Roxy Bar ti vuoi questo. Nel bar tu non conti perché sei un industriale e l'altro è lo spazzino. Perché lo spazzino manda a fanculo, ma non hai capito un caso industriale, tocca di stare a discutere su una roba di finanza, cioè, capito? Quindi questo è il bello del bar, è questo, che si è tutti uguali, il bar è una livella, un po' come la livella della morte di Totò. E per questo è il bar, per me le persone sono tutte uguali e tutte hanno un compito, non c'è uno che ha un compito più importante, capito? Il Papa ha un compito importante come uno spazzino, ha un ruolo, il suo ruolo è fare il Papa, l'ha fatto bene? Bene, bravo Papa. Ma lo spazzino ha tenuto pulita la città. Bravo spazzino. Ma sono uguali, importanti uguali. Questo è il problema. E questo, sai, il Papa non dovrebbe offendersi a sentire una cosa del genere, per esempio, perché non la sentirà mai. Perché lo dice Gesù Cristo, siamo tutti uguali. Cioè, non è che, capito, mi sto inventando chissà che cosa. Siamo tutti uguali. Ok, Verissimo. ciao. Prossimamente. Ciao, grazie, ciao.